Dopo lo stop causato dalla pandemia, è tornata a Tolentino la tradizione della benedizione degli animali in occasione di Sant'Antonio Abate, appuntamento in piazza dove in tanti si sono presentati con in braccio o al guinzaglio il proprio amico a quattro zampe. Gli animali ci sono di vario genere, di vario tipo, quindi il bello è questo, quindi è una tradizione la benedizione degli animali, quindi è sentita da chi ha a casa questo compagno di vita, il nuovo compagno di vita che quasi in tutte le case ormai c'è un gatto, un cane, oppure addirittura è venuto qualcuno con la gabbietta, con gli uccellini e naturalmente i cavalli che sono uno spettacolo. Come di consueto, gli ospiti d'onore della cerimonia sono stati i cavalli, presenti anche i simpatici pony per la gioia dei più piccoli, mentre alcuni gruppi a cavallo hanno indossato abiti tipici e divise d'epoca, sfilando su carrozze e calessi. Alle 9 la partenza del corteo dal piazzale della piscina comunale. Dopo aver transitato per Via Nazionale e Corso Garibaldi, l'arrivo in Piazza della Libertà per la benedizione, un modo non solo per rinnovare la tradizione, ma anche per far rivivere il centro storico dopo gli anni della pandemia. Una tradizione molto sentita da queste parti perché gli animali hanno sempre avuto un ruolo molto importante per le famiglie, soprattutto delle campagne, ma alle mie spalle c'è una nobiltà assoluta, l'animale nobile è il cavallo, quindi oltre al cavallo però abbiamo sentito tanti altri cani, insomma anche perché in questo secolo sembra che si parla più con l'animale di compagnia che con le più recondite paure si confessa al cagnolino magari. Ormai gli animali vengono visti con un occhio diverso da quando ero bambino io, ma il pane di Sant'Antonio è sempre comunque la stessa tradizione, cioè l'augurio che l'animale possa star bene e quindi con lui anche la famiglia.